Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Sapete, vi dico la verità, la dico pure a Giulio perché tanto starà vedendo questo video e sicuramente lo starà guardando perché voglio dire, è in collaborazione con Giulio. Io di questo video non vi dico che non sapevo cosa farne, però effettivamente era un po'... me lo so tirato un po' per le lunghe per vari motivi. Il primo è che i Paparocci effettivamente non li conosco bene. Il secondo è, cioè, un po' più vedendo, avendo visto comunque sia come sono andati gli altri video, ho fatto vabbè. Però avendo ascoltato le parole di Giulio, devo dire che un assist per parlare di una cosa che immagino, ecco, avrete visto dal titolo e avete cliccato appunto per questo motivo, me l'ha data. Oggi parleremo proprio di questo. Adesso sentiamo un attimo che cosa ha da dire Giulio e poi andiamo a fare una bella riflessione sulle parole di Giulio. Lascio la parola a te, Giulio, vai. E buongiorno a tutte le amiche e a tutti gli amici del canale YouTube Frank Horseman. Buongiorno anche a Daniele, il mio caro amico, ormai abbiamo svelato anche questa sua identità. Io sono Giulio Prosperi, questo è il terzo video che vedete su questo canale. Ho completato il trittico. Sapete che io lavoro per The Shield of Sports, questo gruppo editoriale che si occupa di wrestling e si occupa anche di discipline marziali, altre discipline, quasi tutte quelle sportive, ma io qui specificatamente vi parlo di wrestling. Ora non è che vi parlo di wrestling, scusa, mi metto anche comodo, vedete che a cavallo la gamba perché fa caldo, sono in pantaloncini. Io non è che vi parlo di wrestling perché magari è l'interesse collettivo del canale, ma sono in questi video con questi contributi perché il buon Frank mi dice: Giulio, porta dei contributi che riguardano la musica metal o qualcosa di molto simile, molto affine, e che c'entrino col mondo del wrestling. E come avete capito nei video precedenti, c'è molta musica di un certo tipo nel mondo del wrestling. Ultimamente di meno, ultimamente ci sono meno gruppi che si avvicinano o forse sono meno richiesti perché cambiano i tempi. Io però sono dell'idea che un buon metal, un buon heavy metal, un buon rock, un buon hard rock ci gasa tutti, soprattutto sulle musiche d'ingresso dei lottatori, sulle colonne sonore dei pay per view, sulle musiche dei programmi televisivi serve il metal e il rock fatti bene e non delle schitarrate e basta. Che brutto il termine schitarrate. Bene, protagonista di questo ultimo video ed è una proposta che poi ho fatto io al buon Frank sono i Paparocci. Paparocci li conosciamo tutti. Nel penultimo video vi ho parlato dei Motorhead, adesso ci spostiamo su un gruppo più giovane, ci spostiamo su un gruppo che anche qui naviga sapientemente tra il metal e il rock, e io ripeto, potrei dire un sacco di cose a tema musicale che vi daranno fastidio perché io non conosco tutti i sottogeneri, permettetemi di dire, e so che ognuno è affezionato ai suoi generi e se dico una parola fuori posto potrebbe essere un problema. Io sono molto laico da questo punto di vista, ascolto quello che mi piace e lo porto avanti. I Paparocci li ho imparati, ho imparato a conoscerli nel 2006 circa, prima non li conoscevo, e ho conosciuto questo gruppo sempre tramite il wrestling, e questo è il filo conduttore, perché ti avvicini anche a un tipo di musica, ti avvicini anche perché fa parte, la riconosci in qualcosa che già ti piace e poi dici: ehi, questa piace anche a me. Paparocci ho imparato a conoscerli con To Be Loved, partiamo subito così, per me nella mia top 10 di canzoni più belle al mondo, To Be Loved di Paparocci, io ce la metto sempre. È una canzone che dal 2006 ascolto in loop. È stata la colonna sonora per 3 anni di Raw, il principale prodotto della WWE, lo show del lunedì sera, e non c'è niente da fare, la conoscete anche voi, io me l'ascolto, la riascolto, è una canzone clamorosa che a parer mio poteva ottenere anche 10 volte il successo che ha avuto. Nel 2008 l'abbiamo vista come colonna sonora dei trailer e parzialmente anche del film Never Back Down, e anche lì è successo il contrario. Io ho conosciuto i Paparocci e To Be Loved guardando Raw, qualcosa che mi piaceva all'epoca, e poi sono andato a guardarmi Never Back Down perché nel trailer è stata usata questa canzone. Da mezzo, a tramite, a punto di arrivo, vedete un po' questa altalena, questo collegamento? Beh, il film sì, ci può stare, non è un film che tratti veramente di MMA, forse
è un film che tratta di adolescenti che si menano in un modo diverso di quello che abbiamo già visto anche in passato, anche col Karate Kid. Ecco, Karate Kid si pone a un livello, Never Back Down all'altro. Se volete vedere un bel film dove ci si picchia ma c'è anche un certo spessore di film, io invece consiglio Warrior. Poi magari un giorno ne parliamo. In Warrior c'è anche Kurt Angle. E qui però è troppo più sul dressing. Bene, io e Papa Roach ho imparato a apprezzarli con To Be Loved e poi li ho riconosciuti in altri brani, perché hanno prestato al mondo del wrestling alcuni brani clamorosi come Getting Away with Murder oppure Last Resort, che hanno fatto parte anche di alcune colonne sonore di eventi della WWE o di alcuni programmi come Tag and Aft. Bene, quando una canzone la ascolti, a me capita questo. A me capita che trovo la canzone che mi piace e per 3 mesi l'ascolto finché non ne ho rigetto. Quando ci sono delle canzoni come To Be Loved, che tu ascolti 3 mesi, ti fermi, poi riparti, ti rifermi e poi riparti ancora, allora quella canzone la cominci a mettere nella tua top 10. Io in questa top 10 ci metto dentro un It's My Life di Jon Bon Jovi, faccio un esempio, ci metto dentro una Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, ci metto dentro Dream On degli Aerosmith. Avete capito che la mia top 10 di canzoni preferite è su questo mondo, è sul mondo rock, hard rock, metal, heavy metal, ballate di questo tipo. Ci siamo capiti. Sapete cos'è appena successo? E io non voglio che venga cancellato niente. C'è stato nuovamente un blackout in zona. E io questo voglio che rimanga nel video. Ti chiedo, buon Frank, di mantenerlo, perché non so poi per quante altre volte andrà via o tornerà la luce. E c'è stato un blackout in zona. Non importa. Si è accesa anche la luce della mia videocamera. Ci tenevo ad avvisarvi, perché sennò vedete uno che cambia colore come se fossi un namecciano. Andiamo avanti e terminiamo questo video. I Papa Roach sono un gruppo che è stato anche in Italia, c'è stato un concerto a Milano qualche tempo fa, magari qualcuno di voi ci è andato, io non sono andato, ho letto delle recensioni meravigliose ed è qui che voglio arrivare. Nei commenti di questo video ci scrivete cosa ne avete pensato, se siete stati a quel concerto, o scrivete quello che pensate dei Papa Roach. Per me rimangono un gruppo molto interessante da seguire. Ecco che è tornata la luce, avete visto, non si capisce più niente, ma noi andiamo avanti, non ci fermiamo. Bene. Concludo dicendo una cosa, concludo anche questo trittico di video. Il mondo del wrestling ultimamente chiede meno collaborazioni al mondo della musica di un certo tipo, di quella di cui trattiamo anche su questo canale. Si va anche verso altri generi, ok? Però, e qui proprio concludo dicendo, qualcosa che si salvi ancora c'è. Ci sono ancora dei gruppi che riescono a farsi sentire, e se anche altri gruppi non vengono più chiamati, non saranno più chiamati, qualche cosa si salva ancora. Io penso anche agli Skillet, che ultimamente stanno lavorando molto col mondo del wrestling, penso ad alcune colonne sonore, tra cui la nuova di Raw, penso a Feel Invincible, e quindi voglio concludere dicendo che qualcosa di cui parlare per il mondo del wrestling c'è ancora, assolutamente. Non volevo dare un messaggio, come dire, negativo in conclusione di questo trittico. Ci sono ancora dei gruppi che si fanno valere, che si fanno sentire. Gli Skillet stessi dovevano essere in Italia a periodo di Covid, nel quale ci troviamo ancora, ma non hanno potuto farlo. Magari torneranno prossimamente, e chissà, magari in un futuro, tra qualche anno, riprenderemo questa versione, questa serie di video col buon Frank e parleremo proprio di loro. Per il momento è tutto. Abbiamo concluso questa serie di video, spero che vi siano piaciuti. Io ripeto sempre, non sono un esperto di un certo mondo, quindi potete criticarmi, ma io se sbaglio lo faccio pure in buona fede. Commentateci, fateci sapere cosa ne pensate. Io saluto intanto il buon Frank, che mi ha dato questa opportunità, non solo per questo video ma per tutti i video, e ringrazio voi amiche e amici che ci avete seguito. Continuate a seguire questo canale. Se qualcuno vuole sapere qualcosa per il mondo del wrestling, venga su The Shield of Sports, ci trovate su Facebook, Instagram e soprattutto qui su YouTube. Un saluto a tutti, una buona settimana in qualsiasi giorno della settimana in cui esca questo video. Ciao da me e dai Papa Roach. Eccoci qui. Allora, Giulio ha parlato di questo filo conduttore che a lui il wrestling ha portato a conoscere un certo tipo di musica, e poi questa musica lo ha portato a conoscere il film. Ecco, abbiamo parlato appunto che Giulio
ha conosciuto i Papa Roach grazie al wrestling, e poi i Papa Roach lo hanno gli hanno fatto conoscere appunto Never Back Down. Ecco, c'è questo filo conduttore invisibile che tante volte nessuno se ne rende mai conto. Per me lo è appunto la musica, per Giulio lo è stato il wrestling che lo ha condotto alla musica, e poi la musica lo ha condotto ad altri tipi di cose. Per me lo è la musica, perché effettivamente, se ci pensiamo, io vi faccio alcuni esempi. Non avrei mai, e dico mai, conosciuto la battaglia di Osowiec se non fosse stato per i Sabaton. Non avrei mai conosciuto la storia antica se non fosse stato per i Durwin. Non avrei mai, e dico mai, lontanamente pensato di voler leggere la Divina Commedia se non fosse stato per i Kiterion. Regà, sinceramente parliamone, perché c'è questo filo conduttore che effettivamente ti porta a scoprire cose nuove. La musica lo fa veramente in un modo incredibile, soprattutto grazie appunto ai concept album, grazie a tante cose che abbiamo. Per esempio, ecco, se i Sabaton fossero stati una band power metal classica, io non avrei mai, dico mai, conosciuto tutto quello che mi hanno fatto conoscere. Ho fatto l'esempio della battaglia di Osowiec, ma voglio dire, ce ne sono svariati di esempi nei Sabaton. La battaglia per le Fiandre, per esempio, nell'ultimo album, The War to End All War, il Barone Rosso, Widold Bilecki, tutti gli eroi di guerra di cui hanno parlato. Oppure un esempio lampante che veramente vi vorrei far notare, cioè, vi vorrei portare oggi, è proprio quello dei Durwin, perché Durwin, io gliel'ho detto anche quando li sono andati a vedere qualche giorno fa, il concerto è stato bellissimo, stupendo, è veramente qualcosa di incredibile, hanno suonato veramente una bomba. Io l'ho detto anche a loro, se non fosse stato per voi, io non avrei mai, e dico mai, conosciuto la serie di Veio. Non posso fare lo spoiler che mi ha... non posso fare spoiler, però Ivan Cenerini mi ha detto una cosa e attendo con molta molta ansia. Effettivamente il filo conduttore esiste, ma di base bisogna essere persone curiose, perché ognuno può ascoltare tutto quello che vuole, ma se di base non si vuole andare a conoscere cose nuove, questo filo conduttore c'è, ma noi non siamo improntati a seguirlo, se così vogliamo dire. Se noi ci fermiamo solo alla canzone in sé per sé, alla musica perché ci piace, e non andiamo a fondo, noi abbiamo ascoltato solo una canzone, noi abbiamo ascoltato solo, ecco, La Sedia di Veio, che è una canzone stupenda, ma se noi andiamo a leggere il testo e notiamo che il testo, nel testo della Sedia di Veio c'è Tito Livio che ci racconta di come è andato La Sedia di Veio, è lì che ci si appassiona, è lì che proprio fai lo step in più, ti appassioni anche ad un'altra cosa che ti vogliono, a cui ti vogliono far appassionare i Durwin, a cui ti vogliono far appassionare i Sabaton, a cui ti vogliono far appassionare i Kiterion, a cui ti vogliono far appassionare tutti i gruppi che ti portano musica. Perché effettivamente, se noi ci pensiamo, se noi ci fermiamo solo alla musica, ci siamo fermati solo al 20% di quello che l'artista ci vuole comunicare. Perché sì, effettivamente, bello, noi ci ascoltiamo una canzone, una canzone, una ballad, una canzone triste. Ecco, faccio l'esempio di Sabaton. Nell'album Heroes, appunto, c'è The Ballad of Bull, che appunto ci racconta di come Leslie Bullallen, appunto questo eroe, abbia salvato nella collina 12 persone. Che noi la ascoltiamo senza sapere il testo, ci fermiamo a un 20% e capiamo effettivamente solo dalla melodia che questa è una canzone tra molte virgolette malinconica, ma non sappiamo il perché. Se noi andiamo a leggere il testo della canzone, scopriamo la storia di Leslie Bullallen e abbiamo capito anche perché questa canzone è malinconica e triste, tra molte virgolette poi triste, perché è un po' più malinconica. Bisogna un attimo essere curiosi e andare un po' più a fondo per
capire appunto la musica. E questo è il filo conduttore di cui parlava Giulio, su cui volevo andare a riflettere appunto. Effettivamente, se non ci fosse stato questo filo conduttore per me, non avreste mai visto Daniele diventare Frank Horseman. Perché appunto questo filo conduttore mi ha portato anche ad essere quello che sono io oggi. Mi ha portato appunto a voler parlare con voi di tutto quello che c'è dietro la musica. Ecco qual è il filo conduttore di tutto quanto, di cui vi volevo proprio parlare oggi. C'è questo filo conduttore che parte dalla musica e arriva dove volete. Però di base bisogna essere persone curiose, se no questo filo rimarrà sempre sotterrato, se così vogliamo dire. Rimarrà sempre sotto, rimarrà sempre... Dobbiamo scoprirlo questo filo per poi arrivare appunto ad altre cose. Fidatevi che ne vale la pena. Ragazzi, io termino qui il video. Ho parlato poco dei Papa Roach, ho lasciato parlare effettivamente Giulio perché io ne conosco ben poco dei Papa Roach. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto appunto e pensate che me lo sia meritato, lasciate un bel like al video, condividetelo con i vostri amici se pensate che il contenuto sia interessante. Se ancora non siete iscritti al canale e magari avete visto più di 2-3 video e comunque pensate che i miei video siano interessanti, vi consiglio appunto di iscrivervi, così almeno non vi perdete i prossimi contenuti. E niente, signori, io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e grazie per aver ascoltato, come al solito, questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Ci si becca la settimana prossima e per chi mi segue su Instagram sa già di cosa andrò a parlare. Dico una sola parola per quei pochi che staranno vedendo questo video. Le Legion Noir, Black Legends. Ciao a tutti.